questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nella primissima edizione del Mondialito sulla Coppa d'Africa! Partecipa alla Tunisia, l'Algeria e anche l'Italia. Signori, a parte gli scherzi, Mondialito quest'oggi sulla Coppa d'Africa e chissà chi si porterà a casa quest'anno questa edizione della Coppa d'Africa. I campioni in carica chi sono? L'Egitto, dov'è l'Egitto? Chi è il campione? Scusate, è il Senegal. Non scherziamo. Non ero aggiornato. Non scherziamo. Qui ridiamo e scherziamo, ma qua io non posso giocare, ma vince il Ghana, o no? Ve lo dico già, lo so che avete già visto che c'è qualche maglia. Domanda, la Francia che ci fa qua? La Francia in alto. È stata colonizzata. Da quest'anno partecipa anche la Francia. Signori, avrete già visto sicuramente che c'è qualche maglia che non combacia con le squadre africane, ma è perché era finito il budget, nel senso che le maglie devono arrivare prima di oggi. Solo che ieri mi è arrivata la notizia dal Corriere Espresso. Dove lavori tu? UPS, da UPS si è... che non mi ha consegnato le maglie. UPS, si è dimenticato. Mondialito quest'oggi con un portiere d'eccezione, perché è un portiere che gioca in Africa, è un portiere che rappresenta la mia nazione, Razak. Facciamo entrare Pekoji Razak quest'oggi. Signori, detto questo, direi buona Coppa d'Africa a tutti. Andiamo a presentare ogni squadra di questo mondialito e poi iniziamo. Let's go! Oggi ragazzi rappresento il Marocco e l'uomo che ne ha colpito. I'm Osimhen and I represent Niger. Niger Jollof is better than Ghana Jollof. Sono Tiger e rappresento il Senegal. Ciao ragazzi, sono il No Parla Tanto. Tutti mi conoscono come il Moldavo, ma in verità la mia vera nazionalità è algerina. Quindi oggi vincerò io. No Parla Tanto. Mi nami presente Ghana. Kudus. You know? Kudus. Our Jollof. Better than Niger Jollof. Quest'anno la coppa alziamo noi. Je m'appelle Kylian Mbappé. Je rappresente la France. Io sono Karim e rappresento l'Egitto. Grande Momo Salah, Allah in alta, boom, boom. Ciao ragazzi, io sono Usso, Cristiano Ronaldo tunisino e oggi rappresento la Tunisia. Inshallah Nerbe. Sono Aime e oggi rappresento il Camerun. Ciao, sono Chabalala, rappresento Sudafrica. Tutti pensano che ci siano solo neri, invece no, ci sono anche bianchi. Al primo turno, signori, usciranno gli ultimi tre. Quindi ci sono tre probabili eliminati al primo turno. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo per dare inizio a questa splendida Coppa d'Africa Mondialito Football Challenge. Pecco, ci sei? Vai, let's go. Allora, 3, 2, 1, che vinca il più forte d'Africa! Let's go! Allora riprende il portiere con splendido rinvio. Allora recupera palla, prova il tiro. Mamma mia, che tiro da parte della Tunisia. Allora rinvio dal parte del portiere del Ghana, Razak, anche detto Pekoji K. Prende palla. Attenzione, recupera il pallone la Tunisia, è buona, parte il tiro, la palla rimane lì, Sudafrica, attenzione, la Francia, ancora, palla che non va, allora recupera palla a Marocco, attenzione Marocco, smarca Senegal, tira, tiro che viene murato, incredibile, ancora l'Algeria, mamma mia che tunnel la parte del Ghana che però riconquista palla, attenzione in Sudafrica, che parata da parte del portiere, e segna l'Algeria, entra o non entra, attenzione il Mac algerino segna e quindi passa il turno, il Camerun può avanzare per la prima volta in questo mondialito, attenzione il Camerun la mette in mezzo, Marocco che spreca un'occasione incredibile. Allora riprende con la possesso di palla, attenzione! Palla che arriva la Nigeria, segna Victor Osimhen. Niger Jollof is better than Ghana Jollof, ve l'ho detto sì o no, dai! E quindi la Nigeria passa, esulta così, incredibile. Riparte Pecco, ancora posti disponibili, Ghana il controllo, non li riesce, palla che carambola! L'Egitto di Mohamed Salah, gol. Ora si fa vedere il Ghana che approfitta della stanchezza di tutti, può tirare la bomba, può far partire la bomba, Mohamed Kudus
Kudus! 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 Attenzione, palla che viene deviata! Ragazzi, ricordiamo al gentile pubblico, attenzione, palla da parte della Francia che prova il tiro. Prova il tiro! La recupera il Marocco e segna così per il Marocco. Passa questo primo turno di Coppa d'Africa Mondialito Football Challenge, il Marocco. Ecco, rimessa da partita, ma Samuel, voglio farti una domanda, ma sbaglio o manca il Costa d'Avorio in questa partita? Ibra, sì, manca la Costa d'Avorio perché purtroppo ci ha paccato all'ultimo. E allora riprende Hakimi, il pallone salta la Tunisia. Riprende il Camerun, il pallone salta la Tunisia, palla che arriva al Ghana. Ghana che spreca! Ma cosa fa il Ghana? Attenzione, Tunisia. Parte il tiro! Ancora il Ghana! Ancora il Ghana! Rovesciata incredibile! Cosa stava per fare? Ancora! Il Senegal! Attenzione! La Francia! Ma la prima provocazione in questa Coppa d'Africa! La Francia passa e dimostra di essere forte anche in Africa! Vi ricordo, primi tre verranno eliminati, allora passa il Sudafrica in maniera furba, recupera il pallone in maniera incredibile. Signori, manca solo un posto e quindi ci sono tre possibili eliminati. Rimangono in gioco Ghana, Senegal, Camerun e Tunisia. Una di queste quattro potenze potrebbe salutarci al primo turno. Let's go! Attenzione, Camerun! Che parata assurda di Razak! Allora riprende la partita, palla al Camerun, può provare il tiro! Che parata da parte di Razak ancora! Allora salta secco il Ghana, palla che viene recuperata da parte del Ghana, Eddy che non passa, Kudus, Tunisia! Il Ronaldo tunisino passa questo primissimo turno e quindi eliminati in maniera clamorosa, signori, Senegal, Ghana e Camerun. Allora, signori, riprendiamo subito nuovamente col secondo turno di questo splendido mondialito. Sono rimasti 7 squadre in gioco e vedremo chi sarà la prima squadra d'Africa. E allora direi che ci siamo, è tutto pronto, possiamo far riprendere il turno tra 3, 2, 1, let's go! Attenzione, riprende il secondo turno, l'Egitto, fallo che non c'è, non viene convalidato, attenzione, mamma mia che gioco di gambe da parte dell'Egitto, recupera l'Algeria che recupera. Attenzione, vediamo se la Nigeria di Victor Osimhen riuscirà a passare. Attenzione! Parata! Potrebbe saltare la Tunisia, Marocco contro Tunisia. Derby del Nord Africa. Palla che viene ribattuta dal portiere. Allora, palla che rimane lì. Attenzione, confusione in campo. E allora potrebbe tirare la Nigeria, fa partire il tiro! Palla che viene ribattuta lì! E passa Sudafrica! E riprende il possesso di palla la Tunisia. Sfida la Francia, sfida la Nigeria. Parte il tiro! Palla, il pallone che viene stoppato dall'Algeria. Mamma mia, che parata assurda! Che parata assurda! Ora Tunisia non passa sulla Nigeria. Può provare lo slalom! Marocco! E basta! Ancora Victor Osimhen! Sai che non avete capito che Nigel Jolof is a better gara Jolof? Non avete capito? Attenzione! No? Tunisia che potrebbe passare. Attenzione, recupera il Marocco. Che viene placato dalla Tunisia. L'Egitto di Mohamed Salah! Allora riprende il pallone. L'Algeria sbaglia! Francia sbaglia! Incredibile! A porta vuota! Sbaglia il tiro! È ancora ribattuta! Recupera l'Algeria! Allora,
Palla che torna al Marocco, vediamo se saprà sfruttare l'occasione. E invece spreca! E spreca anche l'Egitto! Prova il numero la Francia! Può calciare! Recupera il Marocco, salta l'Algeria, tiro! E la Francia torna la qualificazione! E la Francia passa, signori, si qualifica in questa primissima edizione di Coppa d'Africa Mondiali di Football Challenge. Rimangono in gioco giustamente Tunisia, Marocco, Egitto e Algeria. Vediamo tutto il Nord Africa. Allora, attenzione, attenzione, sbaglia l'Egitto, Marocco, vediamo, parte il tiro, palo del Marocco, incredibile, porta vuota e passa al Marocco dopo aver fatto un grandissimo mondiale. Combattuto sto mondiale? Cosa sta succedendo? È incredibile quello che sta succedendo, ragazzi, è incredibile. Non so se il livello è altissimo o è bassissimo, fateci sapere voi. Detto questo, ragazzi, rimangono in gioco Algeria, Egitto e Tunisia. Vediamo chi la spunterà. Palla che non va. Allora, prova lo stop l'Algeria, palla non è che passa. Prova il tiro la Tunisia. Viene murato, attenzione, recupera l'Algeria. Algeria, numero, Algeria! Elimina, signori! Esulta così! Allora, ragazzi, e allora l'Algeria elimina ufficialmente. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Stiamo riprendendo il barcone per tornare a casa. Remano perché dovranno tornare fino al loro paese. Va bene così per me, ragazzi. Ieri eravamo a far serata, quindi va bene che ho superato già il primo turno. Questa è la testa dei tunisini. Vanno a fare serata prima di giocare. L'importante è che c'è il Marocco che vuole il gioco, ragazzi. L'importante è che c'è il Marocco e l'Algeria e tutti gli altri andranno a casa. E allora, signori, rimangono pochissime squadre in gioco. Andiamo a scoprire chi sarà la vincente. Let's go. Vai, Pecco. 3, 2, 1, via. Prende la Coppa d'Africa. E allora riprende il pallone la Nigeria, attenzione, mamma mia che palo incredibile della Nigeria. No, attenzione, numero incredibile da parte del Marocco, attenzione, parte il tiro che viene murato. Vi ricordo, signori, che usciranno gli ultimi due giocatori e anche qua ne passeranno solo tre. Attenzione, Sudafrica prova il numero, sbaglia, attenzione, la Nigeria! E allora, palo incredibile da parte dell'Algeria. Attenzione il Marocco che smarca anche la Sudafrica. Palla che non entra. Non vuole entrare. Entra. Non penso proprio. E allora recupera l'Algeria. A grandissima sorpresa passa l'Algeria, signori, che si qualifica in questo turno e si porta alla semifinale. E allora riprende subito il gioco e rimane ancora una squadra. Passa il Marocco che dopo aver giocato uno splendido mondiale passa anche in semifinale in questo splendido mondialito. E allora prende palla in possesso Nigeria, salta, attenzione, salta tutti la Nigeria. Nigeria! Hai detto che il Jollof è meglio del nigeriano. Che cosa ho detto? E quindi, signori, semifinalissima sarà Marocco contro Nigeria contro Algeria, signori. Contro Algeria, semifinale accesissima. E che semifinale. Andiamo a scoprire, signori, chi saranno i due finalisti di questo mondialito. Secondo te chi passa? Secondo me il Marocco, ragazzi, è forte. Ah, sono tutti forti, però anche anche la Nigeria, Osimhen. L'Algeria è la grande sorpresa di questa coppa d'Africa. Sarà la sorpresa, ragazzi. E dice parlate perché io non vi sento. Io parlo con parla con i fatti e andiamo a scoprire se sarà l'Algeria a passare. Let's go. Ragazzuoli, prima di proseguire con la finalissima, ci tengo a ringraziare il Centro CUS Bologna per averci permesso di utilizzare questo splendido campo, ma soprattutto su questo campo andremo a realizzare il torneo Arena Skills.
un torneo uno contro uno dove potrete partecipare tutti quanti voi. Mi raccomando, cliccate qui il link in descrizione per info, date, orari. Mi raccomando, vieni anche tu a partecipare a questo splendido torneo che si terrà proprio qui al centro CUS Bologna. Mi raccomando signori, fatelo tutti quanti. E adesso proseguiamo con la finale, let's go! Allora riprendiamo questa semifinale, vediamo chi passerà. Attenzione, Marocco, Marocco, Marocco! Subito, subito! E' qua il Marocco, è qua, lo portiamo a casa! E passa signori il Marocco in maniera incredibile, dopo aver fatto un mondiale assurdo, arriva anche in finale di questa Coppa d'Africa. E allora vediamo, semifinalissima tra Nigeria e Algeria. Mamma mia, attenzione, la Nigeria, la Nigeria, la Nigeria! Passa anche la Nigeria! E miam, quindi... ce li mangiamo a colazione! E quindi, signori, sarà la finalissima Marocco contro Nigeria. Nigeria, ecco, signori, qua. Da non una parte... Non mi toccare, vado dall'altra parte! Da una parte abbiamo un bel po' di giocatori, Osimhen... Hakimi c'è, frate, lascia stare! Signori, fateci sapere in questo preciso momento chi se la porterà a casa. È giunto il momento della finale. Il primo che arriva a due gol vince questa Coppa d'Africa. E si porta la Coppa? E si porta a casa la Coppa. Finalmente, Coppa questa d'Africa. È veramente combattuta, eh. Il genio ha qualcosa da dire? Quindi... No, lascio parlare a te. Beh, adesso ti faccio vedere il campo. Anzi, lascio parlare a te. Ah, vieni, vieni. E allora, signori, andiamo a scoprire chi sarà il vincente di questa Super Coppa d'Africa. Let's go! Nigeria contro Marocco. Vai! E allora, Nigeria contro Marocco. Attenzione! Si è fatto buio in Africa, cala il sole come in Africa, attenzione! Cosa ha fatto Victor Osimhen? Ha saltato il Marocco e poi non è riuscito a finalizzare. Allora si è allungato troppo il pallone, attenzione! Attenzione che parata da parte di Razak, il portiere! 1v1, è un 1 contro 1, lo salta! 1-0 per la Nigeria! Segnato Victor, parla a capo, stia zitti, parla Osimhen. E quindi è 1-0 per la Nigeria, palla al Marocco che è sotto, vediamo se riuscirà a riprendere. Attenzione, attenzione al Marocco, prova a saltare la finta, finta contro finta, prova a dribblarlo, attenzione, attenzione, palla che non va. E allora portiere che rinvia nuovamente il pallone, prova di nuovo il dribbling, uno contro uno, la Nigeria c'è. Victor Osimhen difende, Hakimi, Hakimi prova a spostarsi il pallone, attenzione Hakimi, va sul sinistro, allora riprende, attenzione, si allunga la palla, palla che viene conquistata, e spedita in porta, la Nigeria è campione d'Africa, incredibile! La Nigeria è campione d'Africa! Non parla di più, non parla Marocco, 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 scusa, sono contento, perché... Noi siamo finiti i mondiali, siamo arrivati in semifinale, abbiamo fatto capire alla Nigeria come bisogna arrivare in finale, come bisogna arrivare a avere mentalità, a testa, bisogna arrivare al gol, capito Nigeria? È un po', rimani lì, ti ho messo in città. Mi piace chiacchierare ragazzi, ma mi dispiace, in campo parlano i fatti, non le chiacchiere. Signori, signori, è stato uno splendido mondialito, è stato uno splendido video, abbiamo visto arrivare in finale fino in fondo da 10 squadre ad una sola squadra. Facciamo gli applausi meritatissimi a la Nigeria. Le faccio da soli. Che alza! C'è nessuno che ti tifa. C'è nessuno che ti vuole, bastardo. Ragazzi, fateci sapere chi ti fate di questa splendida Coppa d'Africa e soprattutto chi secondo voi arriverà in finale e vincerà. Ragazzi, a parte gli scherzi, io vi ringrazio per aver visto questo splendido video, fateci sapere se vi è piaciuto, fateci sapere se magari prossimamente volete un'edizione magari su europea. No. Magari più avanti con le squadre che realmente passano questa Coppa d'Africa, magari facciamo una rigori. Quindi se passa il Marocco e arriva tipo ai quarti di finale, gli ottavi, potremmo fare gli ottavi e calci di rigori. Quindi una rigori challenge. Vince anche quello. A 15.000 like, ragazzi, facciamo rigori challenge di Coppa d'Africa. Quindi mi raccomando, spolliciate e rompete questo video di like. Detto questo, ragazzi, ringrazio anche Pego GK. Ragazzi, oh, facciamo tutti un applauso. Facciamo tutti un applauso. Applauso. Ringrazio anche i partecipanti e ci vediamo al prossimo video, sempre qua sul canale. Da Off Samuel è tutto,
Ciao! Ah, signori, dimenticavo, il riso col pollo migliore, il jollof rice, è quello ganese. Non è vero! Non è vero! Quello ganese, mi raccomando. Non lo ascoltate. Quello ganese.